me, perché voglio l'ospite. Marco, fai il tuo entrance. Tu dove sei? Marco, muoviti, entra, ti chiamo. Sei tu, Marco, applauso. Ciao. Prego, siediti. Boh, siediti qua. Mister, no, vedi qua. La regia l'ha fatta apposta a rovescio, mi metto così, va bene? Oh, regista, sì. Poi sono già giuventino. Allora, parliamo un attimo di Marco. Allora, perché ti ho chiamato qua stasera? Ti ho chiamato qua stasera perché secondo me te sei un connubio perfetto di come si può studiare e fare una professione per lo studio che si è fatto e poi inventarsi anche un'altra professione senza quello studio istituzionale che, come diceva l'assessore, non è assolutamente per forza meglio, peggio, ha uguale dignità a un altro studio. Ah, partiamo col tuo studio primario, ok? Certo. Ingegneria. Sì. Che hai fatto? Allora, io sono intanto un perito elettronico. Vai. Poi ho fatto anche ingegneria. Ma non l'hai finita? No, assolutamente. Brutta, schifosa. Non volevo ingegnerizzarmi. Non volevi ingegnerizzarmi. Ma ti è rimasto comunque la cognizione. Sì. Cosa hai fatto con la tua cognizione ingegneristica? Che ora ve lo facciamo allora, anche vedere. Diciamo che io sono un informatico da sempre. Okay. Ho ricevuto un Commodore a 10 anni. Ecco, racconta questa perché non l'hai scritta e mi faceva morire. È stata... Un Commodore. Io non sapevo neanche accendere il Commodore. Te invece cosa facevi? Lo programmavo. Lo programmavo. Facevo parlare. Perfetto, ti odio. Poi? Grazie. Poi, diciamo, la passione si è amplificata, quindi grafica, musica, video, tutto quello che era possibile fare con i computer. L'hai fatto? Lo facevo. Bellissimo. E da autodidatta. Da autodidatta. Allora, studiamo. Parleremo di questo stasera, infatti. Parleremo di 3 cose, principalmente. Sì. Allora, prima, dimmi un po' dei siti, va bene? Sì. Ok, ci sono 2 siti particolari che tu gestisci, hai creato, hai ideato, tutto il resto, sì, che vanno benissimo. Sì. E che... non ti vantare troppo, cioè, non è che bisogna... Già ti vanto io. Anche quello deriva tutto dalla tua conoscenza informatica. Penso di sì. Oh, vai, spiegami DigiSpace. Allora, sì, DigiSpace è un portale, yes, che parla di locali eventi a Firenze, uh-huh, e ha una caratteristica, 2 caratteristiche. Uh-huh. Una che è indicizzato in una maniera incredibile. Assurda, cioè assurda. Google è il primo. Ti ho mandato gli esempi. Sì, è bestiale, non ci vedevo. Sono... A livello nazionale è il primo. Sì, su tante keywords, ma questo, perché tante tu, parole che tu Bari. Sì, ho Bari. Degli accordi con Google. Perfetto, no, non è vero. No, no, okay, assolutamente. E... Sei solo sfacciatamente bravo. Ma diciamo, o fortunato, ma sì, sei sfortunato, bravo. O fortunato. E al suo interno c'è una, diciamo, una cosa molto particolare, che è un assistente virtuale. Oh, e qui passiamo al secondo, e qui mi diverto. Al secondo, allora, sito. Signori, se non lo conoscete, vi faccio vedere cos'è un assistente virtuale. Allora, mentre te lo spieghi un pochino, sì, chiedo alla regia se mi fa vedere quello che noi ora stiamo vedendo in questo stupendo PC. Un altro. Sì, questo è un altro, questo penso abbiamo conosciuto tutti, è il buon Marco Masini. Ah, cos'è questa cosa? C'è davvero Marco Masini là? Allora, ni. Come mai? La sensazione è quella. Chi parla con lui l'impatto è quello, per me in diretta. Gli faccio una domanda, almeno vediamo. Allora, gli faccio che ore. Aspetta, no, aspetta, non ha preso. Ok, che ore sono? Sono quasi le 10.45. Bellissimo. Allora, non so se si è sentito anche, ha risposto, sono le 10.45. Allora, lui ha davvero risposto, cioè questo? Ora, nel caso delle ore, grazie, devo dire ancora grazie a Marco Masini perché si è prestato per dirle quasi tutte. Bellissimo, ok. E abbiamo campionato. Questo però è un clone di Marco Masini. Assolutamente, è un alter ego, un alter ego virtuale, diciamo, lui è il primo personaggio pubblico al mondo ad aver fatto questa cosa. Dai, se bellissimo. Cerchi online, non ci sono. Dimmi un'altra domanda da chiedergli. O anche una, facciamo più che una domanda, diciamogli qualcosa. Sì, sì, sì. Sei brutto? Sei brutto. Il che, insomma, non è che così dissimile dalla realtà. Sei brutto. Sono cose della vita. Dai, è bellissimo. Applauso a Masini che dice sono cose della vita. Allora, quando mi parlasti di... Posso salutarlo? Progetto... Ciao. Saluta, Marco, no, scherzavo. Certo. Io no. Quando... però gli voglio bene. Quando mi hai spiegato questa cosa, e poi si parlerà alla seconda cosa, se no troppo tempo, Marco. Non con Marco te, con Marco lui. Mi hai spiegato una cosa divertentissima, e cioè che te, questo clone, sì, lo vedi anche con qualcosa abbastanza di filosofico, cioè come un lasciare un qualcosa, sì, di tuo anche ai posteri. Assolutamente. Spiegamela, e quando lo spieghi vantati, perché devi darti un po' di spessore, prego. No, ti ringrazio. Ma diciamo che
l'idea più ambiziosa è quella di dare a chiunque la possibilità di creare un proprio alter ego virtuale da poi lasciare nel tempo online. Quindi immagino i miei pronipoti che magari un giorno continueranno a parlare. Che libro preferito è così? Esattamente, e ti rispondi. Esattamente. Dai, risponderò. È bello, bellissimo. Questa cosa sta prendendo vita, nel senso che. Ci sto provando. Lei Microsoft ancora non ti ha chiamato? Sono stato a Milano. Però. Però hai fatto invidia e ti hanno detto no. Oh! Si è arrabbiato male. Ah, si è arrabbiato male. Bellissimo, perché non li stavo scrivendo? Sì. Bellissimo. Ah, quindi avete capito, assessore, ha capito anche lei, questo era lo studio che ha fatto lui. Cioè io studio per fare ingegnere, apro e divido i Commodore, e allora dice... Senso, un po' di intelligenza artificiale l'ho studiato. Però, sì. Non ti devi vantare così tanto. Cioè, ma sì, ti vanti troppo. Ah. Comunque, insomma, hai studiato, oltre che nell'università, anche per conto tuo. Sì. Ed era proprio lo studio che l'assessore diceva, è della stessa qualità. No, della stessa qualità no, perché sennò poi mi bacchetta. Ma della stessa dignità dello studio universitario. Ma! E qui c'è il colpo di scena, il coup de théâtre. Tu ti sei inventato anche un altro mestiere, hobby, passione, che sta dando i suoi frutti. Va bene, mio caro? Ora vedremo un po' di ciò che tu fai, che hai fatto già una mostra. Questo l'hai fatto te? Sì. Fra l'altro, bel lavoro, cioè complimenti. Sì, cosa fai? Foto. Foto. Allora, come ti è presa sta... Allora, come giustamente hai detto, è la passione che ti permette di arrivare, di arrivare, non nel mio caso. Ma io. Ma quanto ti vanti? Mi sono corretto. Ma meno male. Di andare avanti, di studiare. Di farsi un nome, perché io giro intorno e sento, il Digi è anche il Models. È anche il Model, oltre allo Space, esatto. Vedete, infatti in alto a sinistra c'è Digi Model, che è il cugino di Digi Space per le modelle. No, se dici così poi le altre si offendono, tutte bellissime. Assolutamente. Impara, dai. E quindi niente, dicevo che la passione in assoluto è la prima caratteristica che devi... Ti spingo a fare veloce, soltanto perché siamo con poco tempo. Qui te davvero ti sei messo con una luce davanti, un'ottica, tanti millimetri a disposizione, e hai detto ora imparo a fare il fotografo. E libri. E tanto ti sei messo a studiare? Tantissimo. Bella storia. Libri di illuminazione, libri di fotoritocco, chiaramente pratica. Può diventare anche molto lucrativo. Te ora hai fatto mostre. Magari. Ma, diciamo in un futuro, vediamo un po'. Certo. Comunque sono davvero foto bellissime, effettivamente, sì. Soprattutto pensando al fatto che te questa è una passione che hai coltivato e che stai accostando al tuo lavoro primario. Sì. Sì. Questa è proprio la puntata di stasera, l'ho chiamato proprio per questo. Sì. Te fai foto solo a belle ragazze? Beh, in realtà no, c'è una sorpresa, ho fatto anche delle foto a... No! Ok! Ok, Livia! Bene! Io spero da casa non si sia capito chi era. Vabbè, ok, basta! Bene. Allora, Marco, io ti saluto, ti auguro la peggiore della sfortuna dopo aver fatto carissimo. Questa cosa. Applauso a Marco. Grazie. E grazie a voi, belle ragazze, volete farvi fotografare da lui? Guarda, una persona per bene. Voglio un clone. Non ci prova. Dai, con me non ci ha provato, quindi non ci prova neanche con te. Andate da Marco, grazie. Va bene? Soprattutto se vuoi fare... Io, per esempio, voglio fare il clone virtuale. Perché il mio ego è enorme, così mi voglio scrivere, sei bello? Lui risponde sì, e ci stiamo a guardare con la persona che più adoro. Grazie Marco, applausone. E via. Oddio. Allora... I vostri bu sono soltanto invidia, io ve lo dico di già. Allora, questa è stata molto carina per questo motivo. Perché conferma quello che diciamo. Allora, aggiungiamola questa cosa, perché a me è piaciuta la passione e i libri fuori dalla scuola. Per esempio, French ha detto, che? Abbassa quel computer. Ah, va bene, il computer. Ragazzi, ma è solo invidia, c'è un'intenzione proprio... French, per esempio, che fa parrucchiere e si specializza, l'attore, la Marte dice io ho fatto quel lavoro e mi specializzo su quello. Posso sottolineare una cosa? Quello che vuole. Sia la persona, l'ospite che lei ha avuto qui, che insomma ha dimostrato Marco. Grandi... lui studia, studia anche, e probabilmente, per esempio, ci mette anche l'entusiasmo. Quando è che lo studio fallisce? Quando non c'è l'entusiasmo, perché uno non capisce il senso, non si dà l'obiettivo...